Lorenzo Totò, presidente Confartigianato Fermo e titolare del Tomaificio SL di Maiano di Tenna, che in collaborazione con Adecco ha creato un progetto chiamato Academy per addetti urlatura. Come nasce l'idea? Quanti iscritti ci sono stati e qual è lo scopo di questo corso? Allora, l'idea nasce sono diciamo 10-15 anni che noi come azienda non riusciamo a trovare giovani da inserire in azienda, quindi fare formazione o comunque inserirle in questo mondo del lavoro. E quindi abbiamo insieme all'Adecco scelto di fare una selezione di ragazzi. Abbiamo trovato 9 ragazze, e tutte giovanissime, quindi dai 20 ai 26 anni, che hanno superato l'iscrizione e hanno fatto su 9 ragazze, 8 oggi finiscono il corso di formazione per quanto riguarda il settore dell'urlatura e oggi prenderanno l'attestato. Nasce dal bisogno di inserire giovani figure, come dicevo, anche quest'anno in questa azienda, che è un'azienda che da 40 anni è specializzata nel settore calzaturiero, in particolare nell'argenteria della Tomaglia. In questa azienda, che nasce 40 anni fa, quest'anno 3 dipendenti vanno in pensione, quindi abbiamo sentito l'esigenza di inserire nuove figure. E così è nata l'Academy dell'Orlando. Dicevamo, quindi addetti all'urlatura sono figure professionali molto ricercate nel territorio. Come mai sono così ricercate? Sono figure rare? Ma io credo un po' il problema nasce dal fatto che magari si ha un'idea sbagliata anche del lavorare in fabbrica. E io questo l'ho anche assaggiato come presidente della Confartigianato, quindi è parecchi anni che noi facciamo anche delle assemblee, delle riunioni anche per quanto riguarda anche sulle scuole. E private o pubbliche di terza, ex terza media per cercare di invitare questi ragazzi a rimanere nel territorio e magari cerchiamo di spiegare che il lavoro in fabbrica non è un lavoro usurante come era magari 20 anni fa. Il calzaturificio o comunque il tovaglificio è totalmente cambiato. La vostra è un'azienda artigianale, come hai detto tu, nata 40 anni fa, che punta sul Made in Italy. Hai ereditato l'azienda dei tuoi genitori e il tuo scopo è proiettarla verso il futuro. Qual è la mission del Tomaificio SL? Ma la missione è il futuro, come hai detto. Per questo motivo, oltre in questo momento, pur nelle difficoltà che vengono dal Covid, che vengono anche dal caro bollette, che vengono anche dall'inflazione, quindi dai costi del materiale, comunque è un periodo molto critico, questa azienda comunque pensa al futuro. Pensa al futuro con due azioni, uno con l'Academy, quindi cercando di formare queste 8 ragazze e cercare di inserirle nell'azienda, e un altro è inserire e fondere questa azienda con un'altra azienda, che è la Tranceria Giafed, dove il titolare è un ragazzo, Federico, è un ragazzo di 33 anni, e quindi questo dà modo anche ad avere un futuro per questa azienda, per la nuova azienda che nascerà a novembre. Allora, abbiamo sentito la necessità di lavorare sotto lo stesso stabile per agevolare sia il lavoro e sia soprattutto i tempi di realizzazione. E è nata questa idea dopo anni di collaborazione tra la mia ditta e la ditta di Lorenzo, e a gennaio prossimo abbiamo deciso poi comunque fondare questa nuova azienda e di lavorare insieme. I vantaggi, allora, secondo noi, cioè, abbiamo deciso di lavorare insieme, appunto, come ti dicevo, per agevolare il lavoro e cercare di diminuire i costi per quello che riguarda comunque la produzione della scarpa. E sicuramente il vantaggio è che stando insieme si riesce a risolvere i problemi in maniera più facile, più snella e riuscire anche a fornire al cliente finale un prodotto migliore.
L'importanza di questo progetto di accademia è legata proprio all'obiettivo, la mission che ha Adecco di quella di andare a creare delle professionalità, quindi rendere le persone occupabili, il famoso concetto di employability. Quello che abbiamo riscontrato in quest'anno in Italia e nelle Marche è una grande difficoltà di andare a trovare delle figure esperte, tanto è vero che stiamo ricercando e abbiamo formato delle urlatrici che sono sempre di più delle figure particolari all'interno di aziende che si occupano in questo caso del settore calzaturiero. Quindi che cosa fare? Siamo andati a selezionare delle persone volenterose che avevano sicuramente una manualità e una competenza di base, grazie alle colleghe in filiale che si occupano di selezione. Abbiamo fatto un percorso di assessment, quindi un momento proprio di selezione in cui vengono sottoposte ad avere propri test e un colloquio anche di gruppo in cui viene sviluppata la manualità, per poi metterli all'interno, essere inseriti all'interno del percorso di formazione, proprio per andare a creare le competenze e rispondere a un bisogno di un'azienda che sempre di più è sicuramente immediato, però non si riescono a trovare le competenze sul territorio e quindi lo stiamo investendo nell'andare a costruire una professionalità. Questo è uno dei progetti che abbiamo portato avanti sul territorio e ancora, anche con Tomaificio, stiamo sviluppando altri ulteriori progetti, ma anche su tutta la regione Marche. Proprio questo concetto di Academy, di andare a creare la competenza per rispondere alle esigenze delle aziende e quindi andare a costruire quel mismatch di cui tanto parliamo. Quindi è assolutamente importante per noi creare delle opportunità di lavoro per tutte le persone che sono sul territorio e per rispondere alle esigenze delle aziende. Lascio Simona sì, quello che ci piace sicuramente sottolineare è che abbiamo creato un percorso di Academy ad hoc per il Tomaificio. Mi piace sottolineare che è un percorso che dove Adecco accompagna tutte quelle che sono le fasi, come diceva Tania, quindi abbiamo iniziato e costruito il percorso partendo poi dalla tranche del recruiting dei candidati per poi proseguire con il testing e l'assessment, che non è altro che una giornata dove praticamente degli assessor hanno valutato quelle che sono le competenze trasversali delle ragazze, anche con delle prove oggettive che sono state appunto somministrate in questa giornata. Abbiamo poi proseguito, si è arrivati a quello che è il training che è stato fatto all'interno di Tomaificio, un percorso di 120 ore, quindi che è iniziato il 3 novembre e che termina oggi, il 3 novembre, con la consegna degli attestati. Ma questo non è la fine del percorso, anzi è solo l'inizio, perché poi ci sarà l'onboarding, cioè l'inserimento delle ragazze all'interno proprio dell'azienda, quindi del Tomaificio. Inizieremo a the step, quindi con ancora un percorso costruito con Lorenzo, con il Tomaificio, insomma.